1535 Isabella la Cattolica e Ferdinando d'Aragona avevano iniziato la conquista e la colonizzazione del Cile, di quella fascia costiera del Sud America che dal Perù scende fino alla Terra del Fuoco, tra le Ande e il Pacifico. La prima spedizione di 500 uomini partì da Lima, dove già governava in nome della corona di Spagna il conquistatore Pizarro, e si spinse a sud fino alle regioni degli Araucani, ma queste fiere tribù la distrussero. Ritentò la conquista 5 anni dopo Pedro de Valdivia e ridusse gli Araucani oltre il grande fiume. Fondò Santiago e Concepción e chiamò quelle terre Nuova Extremadura. L'epica impresa ispirò un poema ad Alonso d'Ercilla, che partecipava alla spedizione e che vi morì impiccato dal suo eroe, il capitano Pedro de Valdivia. Che sventura, capitano. Io mi occupo di questi due. Vi daranno una mano Francisco e Rodrigo. Pensate a Escobar, non si regge in piedi. Coia, vagli incontro. Signora, vostro marito è stato il primo a cadere. Coia! Non sembravano esseri umani. Sembravano leoni, aquile, bestie infernali. Dovevi vedere quello che ha ferito Valdivia.